Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. Cari amici, voglio parlare di due importanti eventi avvenuti nel mese di gennaio. Il primo è la Access Ordinata che si è svolta a Monaco di Baviera il 18 gennaio. Access Ordinata è il nome scelto da una coalizione internazionale di cattolici per esprimere lo spirito combattivo e ordinato con cui questi cattolici manifestano nella pubblica piazza. E la città di Monaco è stata scelta perché è la sede arcivescovile del cardinale Reinhold Marx, presidente della conferenza episcopale tedesca, che ha avviato un cosiddetto percorso sinodale per modificare la morale e la fede della Chiesa cattolica. Ed è la prima volta che in Germania si manifesta una opposizione alla conferenza episcopale tedesca. L'impatto sui media è stato molto grande. Ma un altro evento di grande portata è stato la Marcia per la Vita che si sta svolgendo a Washington il 24 gennaio, oggi proprio mentre sto parlando. E ciò che ha reso particolarmente importante questo evento è stata la presenza del presidente americano Donald Trump, che ha preso la parola per manifestare il suo appoggio ai partecipanti alla Marcia per la Vita. Non era mai accaduto né in America né credo in tutto il mondo che un presidente della Repubblica partecipasse a una manifestazione pro-life. In Italia, per esempio, il presidente Mattarella si dice cattolico, ma non solo non parteciperebbe mai, ma non invierebbe neanche un messaggio pubblico alla Marcia per la Vita italiana, perché lo considererebbe un gesto politicamente scorretto. E dunque va lodato il coraggio del presidente americano. La Marcia per la Vita americana è una manifestazione di massa che raccoglie centinaia di migliaia di persone. La Access Ordinata è un atto simbolico che il 18 gennaio ha raccolto 130 persone schierate davanti alla chiesa dei Teatini nel cuore di Monaco di Baviera. Ma in entrambi i casi vediamo cattolici scendere in piazza e difendere a testa alta i loro principi religiosi e morali. Anche in Italia il prossimo 23 maggio si svolgerà una Marcia per la Vita e la presidente della Marcia per la Vita italiana, Virginia Coda Nunziante, ha capeggiato oggi una delegazione italiana alla Marcia di Washington. La battaglia in difesa della vita, della famiglia e dei valori spirituali e morali dell'Occidente si svolge ormai su scala planetaria e chiama ciascuno di noi ad occupare, sia pure nel proprio piccolo, il posto di combattimento che la Divina Provvidenza gli assegna. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.